Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Santa News del martedì sera, ben ritrovati a tutti. Elezioni amministrative di giugno, anche Stilo si prepara a questa tornata elettorale, si rinnova il Consiglio Comunale, secondo mandato consecutivo per il sindaco Mirriello, pronto, sembra dalle ultimissime voci, a ricandidarsi per un possibile terzo mandato, visto che la legge del Rio permette naturalmente al sindaco di potersi ricandidare anche per la terza volta, essendo Stilo comune sotto i 5.000 abitanti. Chiediamo lumi al nostro ospite, che è l'avvocato Pasquale Grillo, che è capogruppo di opposizione della lista civica La Svolta Stilese, candidato a sindaco tra l'altro nell'ultima tornata elettorale. Cercheremo un attimino di scoprire se l'avvocato Pasquale Grillo sarà ancora candidato nelle prossime elezioni oppure sarà naturalmente in appoggio a qualche altro candidato a sindaco, perché si vocifera della possibile candidatura di un altro ex sindaco, ovvero Scarfone. Cercheremo di capire meglio qual è lo scenario che si va delineando a Stilo, una delle tante cittadine dove il prossimo giugno manca la data ufficiale, che comunque dovrebbe arrivare tra pochissimi giorni, con tanto di decreto per una tornata elettorale molto importante, perché si vota in diversi comuni della Locride, Vallata dello Stilaro, Stilo, ma nella Locride ci sono comuni importanti come Mammola, Sant'Agata del Bianco, Camini e soprattutto Gerace. Noi cercheremo naturalmente di conoscere strada facendo tutti i candidati a sindaco, almeno per quanto riguarda il sottoscritto nell'area di competenza, e soprattutto cercheremo un po' di fare il punto di quella che sarà questa tornata elettorale molto importante, che coinvolge comunque grandi città come Cosenza e Crotone e soprattutto cittadine della Piana. Buonasera avvocato Grillo, grazie per aver accettato il nostro invito, lei è capogruppo di opposizione. Faremo subito tra poco un bilancio di questi 5 anni, però prima di entrare nel vivo naturalmente della puntata la vogliamo conoscere meglio, visto che lei non appare spesso nella nostra emittente. Innanzitutto voglio ringraziare lei e anche questa emittente per avermi ospitato qui questa sera, dandomi la possibilità di intervenire pubblicamente per la prima volta dopo quasi 5 anni. E come lei sa, come ha ben detto, io ho fatto 5 anni di opposizione, però la mia opposizione non è stata un'opposizione pubblicizzata. Ho rivolto tutta la mia attenzione nella sede che io ho ritenuto più opportuna, che era quella del Consiglio Comunale. Il mio confronto politico l'ho destinato esclusivamente a quella sede lì. Tecnicamente avrei dovuto apparire più spesso sia sui quotidiani. Come mai non l'ha fatto? Non ha pensato di farlo? Ha utilizzato poco naturalmente l'informazione che poteva in qualche modo anche aiutare la gente a capire meglio qual è stata la sua... Perché è una mia tattica, perché apparire spesso in TV indice poi provoca sempre delle diatribe, provoca sempre degli scontri, a talvolta anche accesi.
Stilo vive una situazione, non dico complicata, ma quasi. C'è bisogno di unità. Se ci hanno dei contrasti da far presente, bene farli nelle sedi opportune. Farlo esporsi pubblicamente, troppo pubblicamente, cioè il cittadino non percepisce il contrasto come una differenza di vedute sui risultati o su delle scelte dell'amministrazione, ma tante volte lo vede solo come un tentativo di fare polemica fine a se stessa, che, dalla quale poi di solito, nella maggior parte dei casi, si hanno pochi riscontri positivi. Quindi ho concentrato tutte le mie energie dedicandomi a fare la mia attività di opposizione solo nel Consiglio Comunale e in questa sede opportuna, solo per una mia scelta che ho pensato di portare avanti così. Ovviamente poi sapevo che sarebbe arrivato il momento per fare un bilancio dell'attività svolta. Questo è il momento più giusto. Perché se ci ritroviamo. Visto che manca poco a questo voto amministrativo, manca un mese tempo un po' di bilanci, giusto? Certo, manca un mese alla presentazione delle liste. Poi c'è un'altra. Liste che dovrebbe essere, si dovranno presentare entro fine aprile, giusto? Eh sì, perché dovrebbe teoricamente, ancora non c'è la data ufficiale, ma poiché la data delle consultazioni elettorali sarà tra i primi di giugno, presumibilmente la scadenza del termine di presentazione delle liste sarà fine aprile, inizio di maggio. Quindi grosso modo manca un mese. Veramente un mese. Quindi avremo un mese poi di tempo. Poi il conto alla rovescia, diciamo. È iniziato il conto alla rovescia. Quindi 5 anni fa. Io insieme ad altre persone che non finirò mai di ringraziare. Sembra che lei aveva una lista abbastanza giovane, giusto? Sì, di persone nuove, non tanto giovani di età quanto giovani di idee, cioè persone che sulla scena politica non si erano mai presentate. Noi ci siamo assunti, abbiamo gettato il guanto di sfida a un sistema politico ben collaudato che durava da oltre 30 anni e tuttora, da quanto vedo, è presente sulla scena politica. Quindi noi abbiamo deciso di sfidarli, non sapendo minimamente quale tipo di riscontro elettorale avremmo potuto ottenere. Perché e che tipo di risultato, oltretutto. Esatto. Quindi noi con estrema temerarietà ci siamo lanciati in questa sfida cercando il consenso popolare. Devo ammettere con onestà che un consenso c'è stato, ma rispetto alla prima lista, quella del sindaco Mirello, c'è stato un distacco abissale di oltre 700 voti. Quindi diciamo che grosso modo ci possiamo ritenere soddisfatti perché di punto in bianco una lista è arrivata seconda, anche se la prima ha avuto questo distacco, però... Vabbè, parliamo di un'affermazione pubblicitaria quella di Mirello, perché sì, il distacco sì, è stato abbastanza ampio. C'è stata una risposta netta da parte della popolazione che gli ha dato un sostegno. Che voi tra l'altro avete accettato in maniera... Certo, ci mancava pure, di fronte a un risponso così non ci potevamo... Che non si parlava di una manciata di voti, ma bensì di un risultato, come dicevamo, molto ampio. Era enorme. Però allo stesso tempo diciamo che abbiamo ottenuto 300 o 322 voti. Avere 320 voti in qualche maniera dà responsabilità, perché il cittadino comunque ci ha dato della fiducia. 300 persone ci hanno detto va bene, ci fidiamo di voi, fate quello che dovete fare. E questa fiducia andava ricambiata in due modi, con impegno e soprattutto coerenza, perché io dovevo fare l'opposizione l'ho fatta dal primo giorno che mi sono insediato in Consiglio Comunale fino ad oggi. Purtroppo gli strumenti che ha a disposizione l'opposizione sono estremamente limitati. Io ho potuto fare in questi anni interrogazioni consigliari, emendamenti ai bilanci, ho potuto chiedere fare un controllo sull'attività amministrativa, ma è un controllo formale, diciamo. L'influenza che ha l'opposizione è estremamente limitata. Il problema che io ho avvertito in molti casi è il distacco che c'è tra l'amministrazione, tra chi governa e la popolazione, perché nei consigli comunali non c'è mai un cittadino, salvo 4-5 persone. Questo cosa comporta? Che c'è il cittadino stesso non può avere un giudizio veritiero sull'operato dell'amministrazione, perché non recepisce le cose per presa diretta, ma per sentito dire. Una notizia riportata, derelato, non è mai come una notizia appresa direttamente con i propri occhi e sentendola con le proprie orecchie. Quindi il giudizio che attualmente c'è tra la popolazione è sempre comunque un giudizio riportato, certo. Quindi è un giudizio parziale. Sarebbe stato molto diverso se in momenti difficili di vivo contrasto tra opposizione e maggioranza il cittadino avesse potuto partecipare direttamente e rendersi conto, non dico da quale parte stava la verità, ma avere una cognizione delle cose molto più concreta, molto più reale.
Quindi questo è uno degli handicap che attualmente, che nel cittadino di Stilo purtroppo deve pagare. Ecco, avvocato, noi tra poco andremo a fare un bilancio di quelli che sono stati questi 5 anni. Non mi sembra particolarmente soddisfatto. Lei comunque qualche minuto fa, alla luce del discorso introduttivo, faceva riferimento che qui naturalmente c'era da sfidare chi è in politica da quasi 20 anni. Certo. Perché Mirriello, non dimentichiamolo, è sindaco uscente per 2 consigliature, ma è stato già vice sindaco in passato con Scarfone. Allora, lo scenario che noi stiamo un attimino individuando, perché Stilo diventa uno dei comuni che finisce sotto i nostri riflettori per questa tornata elettorale, notiamo che Mirriello sicuramente sarà di nuovo candidato, visto che la legge glielo permette. C'è un gruppo che sicuramente lo sostiene. Poi c'è questo possibile ritorno di Scarfone, da quello che abbiamo avuto modo di capire in queste ultime ore, però si sta facendo di tutto per evitare la terza lista. Questo, in questo caso la presenza dell'avvocato Grillo potrebbe venir meno, ma nonno che non farà parte di qualche lista, ma potrebbe in qualche modo collocarsi in una delle due liste, non sicuramente da quello che abbiamo capito con quella di Mirriello, ma molto probabilmente con quello di Scarfone. Ma vogliamo capire, visto che abbiamo la sua presenza in studio, se questo potrebbe accadere, se effettivamente avete iniziato un attimino a parlare per evitare questa terza lista, che in qualche modo potrebbe aprire naturalmente la strada ad un'altra possibile vittoria di Mirriello. Con due liste lo scenario potrebbe cambiare, oppure vediamo un attimino com'è la situazione. Allora, dobbiamo premettere una cosa: l'amministrazione, il sindaco Mirriello è l'unico, è uno dei pochi che amministra Stilo da oltre 20 anni. Da 20 anni. Lui ha fatto per 10 anni il vice sindaco, per 10 anni il sindaco, e si appresta al terzo mandato consecutivo di sindaco. Che è quasi ufficiale ormai la notizia, che sarà sicuramente pare di candidato. Sì, anche se non credo che ufficialmente non abbia esposto quale sarà il suo gruppo. Vabbè, però lo farà sicuramente, è nell'aria. Cioè, io francamente lo dico, io ho contatti con tutti, con tutte le liste, perché il dialogo c'è sempre. Certo. Perché tutti abbiamo di mira una cosa, lavorare per Stilo e cercare di trovare le persone più adatte per mandare avanti. Certo. Il paese, ci siamo. Solo che c'è una questione di metodi amministrativi, sui quali spesso siamo in contrasto. Ora, io in questi 5 anni l'amministrazione guidata dal sindaco Mirriello, essendo l'amministrazione che era in carica, è stata destinataria di una serie di contestazioni, di malcontento generale da parte della popolazione. Però questo malcontento, detto a parole, espresso a parole, attacchi dell'opposizione pure, giusto? Ovviamente, il nostro ruolo era anche quello. È un attacco fino a se stesso, perché tutto poi si concretizzerà nella definizione prima delle liste e poi nel responso elettorale. Ora, Mirriello ha una squadra che in questi anni tutto sommato è rimasta unita, non si è disgregata, anche se ci sono stati momenti difficili in cui si era temuto uno scioglimento proprio del Consiglio Comunale, però tutto sommato sono arrivati in porto fino alla fine. So che lui sta costruendo di nuovo questa squadra, ma il nucleo fondamentale è sempre quello lì, quello che finora ha lavorato per portare avanti l'amministrazione. Credo che andrà a trovare dei candidati per completare la lista, che gli daranno ancora supporto elettorale, in maniera tale che riesca di nuovo a rappresentarsi. Però gli uscenti saranno sicuramente confermati, almeno una parte, no? Molto probabilmente. No, per quel gruppo, diciamo, è abbastanza... Quindi, quando lei mi dice io con Mirriello non ci posso andare, perché... È evidente la cosa, perché avendo lui già una squadra formata, un gruppo che al suo interno che già lavora, che già, diciamo, in qualche maniera affiatato, la mia presenza in quel gruppo sarebbe superflua, perché non potrei fare nulla, farei un ruolo d'aggregario che non servirebbe a nulla, visto che già il cuore, il motore di quel gruppo c'è. Per loro va bene così, quindi si ripresenteranno. Invece ovviamente, con Scarfone la possibilità ci sarà. Con Scarfone abbiamo metodi di composizione del gruppo e ci abbiamo vedute diverse. Perché io sono un tipo che tende ad analizzare la situazione dal punto di vista elettorale, l'intenzione della popolazione. Negli ultimi 15 anni io ho visto che c'è un dato che si ripete con costanza, dal 2000 fino alle ultime elezioni comunali. Certo. Ci sono purtroppo alcune candidature che non riescono ad ottenere un sostegno decisivo dalla parte della popolazione, avendo perso costantemente per molto periodo di fila fino ad ora. Quindi io mi ero limitato a chiedere di rivedere qualcosa nella composizione di queste liste, nella composizione del gruppo, per evitare di ripetere qualche errore che nel passato ha comportato la sconfitta elettorale. Certo.
Ovviamente la mia è stata un'indicazione così, non potevo andare a dire personalmente questo va bene, quello non va bene. Io ho un gruppo autonomo perché nel frattempo mi sono mosso per costruire un mio gruppo, loro hanno, penso, un gruppo anche loro. Vabbè, il gruppo che lei aveva costituito 5 anni fa è tuttora, voglio dire, attivo, no? Una parte, perché molti poi alla fine, un po' per altri motivi ecco, personali, magari quando lavori, c'è una sconfitta un po' si... Anche perché non è facile. Vabbè, certo. Perché magari la delusione è insita nel risultato, quindi c'era poco da fare. Quindi attualmente poi ho cercato di rinnovare quel gruppo lì, di accostare, di chiamare vicino a me altre persone che hanno come unico interesse quello di fare, di boccarsi le maniche e fare qualcosa di buono per il paese. Ora, dov'è un altro problema? Che chi finora ha fatto parte della politica in maniera attiva ha... indirettamente porta dietro con sé dei contrasti in ambito personale che difficilmente potranno essere superati, perché nel passato purtroppo la politica porta più che uno scontro su contenuti, su programmi, porta uno scontro diretto sulle persone, si va spesso purtroppo sul personale, quindi chi è stato coinvolto in questo tipo di scontri inevitabilmente nel corso degli anni se li trascinerà sempre dietro di sé. Quindi quando si chiede una collaborazione, chi vuole aderire o associarsi a un gruppo deve sapere che inevitabilmente anche lui sposerà la causa di uno contro quell'altro. Il cittadino quindi più delle volte non vede un'aggregazione o alleanza per fare qualcosa, la vede semplicemente come per dire loro si sono alleati contro quell'altro, contro l'avversario. Questo modo di ragionare porterà o non porterà mai nulla di buono, perché il cittadino creerà sempre delle divisioni sociali, c'è chi è a favore, c'è chi sarà contro. Quindi non si vede una cosa fatta a buon fine per fare qualcosa per il paese, ma si vedrà sempre come una sfida, una rivincita, una rivalsa nei confronti di chi, di questo o di quell'altro. Ed è questo il metodo che io ho sempre cercato di imporre. Cerchiamo di fare una squadra che si scevra da questi pregiudizi, in maniera tale che il cittadino... Ma questo pensa che... Potrebbe essere possibile. Se c'è la disponibilità di tutti, perché io non posso andare a imporre un discorso, perché a quel punto già sarei in partenza pure io, avrei già messo una pregiudiziale che non andrebbe a buon fine. Se c'è la buona volontà di tutti, le cose si risolvono, anche perché Stilo, essendo un piccolo centro ormai, ha bisogno della collaborazione di tutti. Lei sicuramente non vuole perdere la seconda volta, quello che abbiamo capito. Mi sembra pure che sia giusto, perché quando si perde già una volta c'è sempre poi il pericolo di poter... È finita, anche perché... perché perdere due volte di seguito consecutivamente diventa un problema. Teoricamente c'è chi, dopo aver perso due volte di seguito, tende a ritirarsi. Chi invece, dopo aver perso due o tre volte, sempre si ripresenta, quindi non è un problema mio. Tra l'altro, quello che le volevo dire, io in questi anni, dalle critiche che ho sentito rivolgere all'amministrazione attuale, pensavo che i giochi fossero fatti. Esatto. Ho detto, il sindaco attuale non avrà facilità a comporre una lista. Ma questo, da quello che ho capito ultimamente, è proprio lontano dalla verità. Perché da quello che ho visto... C'ho pieno appoggio anche dalle associazioni, da quello che abbiamo capito, no? Perché io non so effettivamente lui che tipo di candidatura ha, che tipo di appoggio avrà. Però nel momento in cui riuscirò a comporre, io sono un gruppo di 7 persone, arriveremo a comporre la lista credo fra 15-20 giorni. Però non è deciso che io mi candido di nuovo, perché se mi rendo ancora una volta che il sindaco di Stilo uscente, pur essendo stato soggetto a numerose critiche da parte della popolazione, avrà comunque di base un consenso forte, allora non è cambiato nulla. Che senso ha? Vabbè, lei lo percepisce attraverso anche i candidati e chiaramente si renderà conto. Sarebbe una battaglia persa già in partenza, perché il mio obiettivo qual era? Non era quello di sconfiggere Mirello in sé come persona, ma era quello di rinnovare il sistema. Per rinnovare il sistema bisogna per forza inserire persone. E poi oltretutto per 20 anni a Stilo, c'è stato Scarfone, Mirello, Scarfone. Sì, quindi non c'è stato un effettivo ricambio. Quindi se questo ricambio generazionale che lei comunque aveva chiesto anche nel tempo, che lei si auspicava e si auspica tuttora, effettivamente non c'è stato ed è probabile che non ci sarà, da quello che abbiamo capito, perché se effettivamente Mirello riconferma naturalmente il gruppo storico qualche altro, e con qualche ingresso, altro ingresso, ma i giochi sembrerebbero fatti, però voglio dire nelle elezioni tutto può accadere. Andiamo con ordine, facciamo una possibile ipotesi, due liste. Sì. Mirello col gruppo storico, come abbiamo detto, poi noi cercheremo di capire tra qualche giorno, perché poi tra qualche giorno le carte si scopriranno.
E dall'altra parte ci potrebbe essere l'accoppiata Scalfone-Avvocato Grillo, con un possibile accordo. Scalfone sindaco, l'Avvocato Grillo vice sindaco. Lei accetterebbe? Una domanda secca che la gente naturalmente vorrebbe. Guardi, io non ho mai preteso nessuna carica. Io solo una cosa ho preteso, il cambiamento. Io potrei anche rinunciare a qualunque candidatura perché a me non interessa. Io lo dico, a me quello che interessa è avere una lista innovativa. Innovativa. E questo già aveva tentato di farlo 5 anni fa. Lei aveva tentato 5 anni fa di creare un gruppo giovane che rompesse questi schemi, questi equilibri e soprattutto persone nuove che di politica naturalmente in passato non avevano fatto. Quantomeno non erano stati coinvolti. Questo progetto è fallito perché c'è stata una sconfitta non indifferente. Delusione tantissima, chiaramente adesso lei giustamente non vorrebbe ripetere la stessa cosa. Assolutamente no. Perché gli errori un attimino devono anche anche essere. Perché glielo dico subito, se l'amministrazione attuale, pur avendo avuto delle carenze, non aver raggiunto determinati risultati, verrà riconfermata, otterrà buoni voti, alla fine chi ha ragione? L'amministrazione, cioè non chi contesta. Perché le elezioni le decide il popolo. Il popolo, esatto. Ognuno di noi ha il diritto, diciamo, di candidarsi, la pretesa di candidarsi, ma se poi il popolo rivota e riconferma gli attuali amministratori, allora hanno pienamente ragione loro. Cioè fanno bene ad amministrare così. Io posso dire la mia, ma alla fine si deciderà. Noi abbiamo cercato di fare un bilancio, più o meno avvocato mi pare che lo scenario è questo, no? Sì, lo abbiamo un attimino, io ho cercato in qualche modo di documentarmi in questi ultimi giorni, ho cercato un anche generale un quadro generale, del resto sapevo che Meriello in qualche modo si sarebbe candidato, la legge glielo permette e che Scalfone nutre questa possibilità e ambizione di voler in qualche modo ritornare, per cui sarebbe poi tra l'altro una sfida molto interessante perché qui si scontrano due personaggi che hanno fatto un po' e si sono già scontrati che tra l'altro Meriello ha avuto sempre la meglio, siccome a noi non ci va di sponsorizzare nessuno, ci mancherebbe altro, su questo non ci sono problemi, e chiaramente lo scenario che si andrà a definire di qua a qualche settimana potrebbe essere sicuramente due liste, la terza è probabile che non ci sia, però poi tutto potrebbe accadere. E prospettive future per le prossime consultazioni elettorali sono più o meno queste, vi metterete un attimino adesso a discutere, cercherete un attimino di trovare delle soluzioni e soprattutto naturalmente cercherete anche un po' di sentire la gente, quali sono questi bisogni della gente. Lei è stato capogruppo di opposizione, dobbiamo dire lei ha ricevuto richieste da parte dei suoi elettori, soprattutto c'è anche un malcontento come diceva lei, del resto sicuramente c'è una parte di paese che non è sicuramente soddisfatta dell'operato di questa amministrazione, c'è una parte che sicuramente è soddisfatta dell'operato, ma chiaramente voi come opposizione avete cercato di portare avanti le vostre istanze. Le più importanti, avvocato, istanze che voi avete in qualche modo portato avanti in questi anni? Allora, guardi, la gente di Stilo, lei può parlare con chiunque, non pretende chissà quali opere, chissà quali risultati, chiede le cose essenziali, il cittadino vuole i servizi. Questi servizi ci sono stati, sono andati a singhiozzo. Molto a singhiozzo, soprattutto sulla raccolta dei rifiuti, quest'estate abbiamo avuto enormi problemi, perché tra l'altro non si è riusciti a fare ancora tuttora una gara d'appalto definitiva. Noi stiamo andando con un sistema di proroghe che dura da oltre un anno. Cosa si sarebbe potuto fare e non si è fatto? Che voi avete La scadenza del contratto nel febbraio 2015, immediatamente lì una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di nuovo a una ditta, perché attualmente siamo in proroga, andiamo di proroghe in tre mesi, quattro mesi. Tra l'altro qui c'è stato anche uno spreco di soldi, a mio avviso, e più di una volta l'ho lamentato anche in consiglio comunale, perché il Comune a un certo punto si era messo in testa di riprendersi il servizio con propri mezzi e proprio personale. Però di fatto lo stesso Comune, in determine, esplicitamente dichiarava di non avere né mezzi né servizi, né personale. Siamo arrivati nel periodo di giugno, hanno tentato questa strada, ma io già all'epoca gli dicevo: guardate che non abbiamo né un automezzo per fare la raccolta né il personale di ruolo per svolgere questa funzione. Allora, cosa hanno fatto? Hanno investito dei soldi per recuperare un automezzo che abbiamo speso intorno ai 4.000 euro, 5.000 euro. Questo mezzo di fatto non è stato possibile sistemarlo perché tuttora è parcheggiato lì presso qui una concessionaria perché ha dei grossi problemi strutturali che non gli consentono di essere messo in servizio. Questo quindi ci ha fatto perdere un bel po' di tempo, di mesi, e tra l'altro ci ha fatto perdere inutilmente, secondo me, anche dei soldi.
Quindi ora siamo in attesa. Si hanno pesato un po' nel bilancio? Eh sì, abbiamo sempre coperto con fondi del bilancio comunale. Quindi ancora attualmente siamo in attesa che venga portata a termine questa gara, credo che gli atti siano stati mandati dalla SUP, della provincia di Reggio Calabria, per l'espletamento delle procedure di gara. Cosa ha comportato questo momento di servizio? Che per giorni la raccolta dei rifiuti quest'estate è rimasta ferma, bloccata, perché non si capiva chi doveva effettivamente raccogliere. Per cui c'è stata una criticità, dobbiamo dire, no? I cittadini l'hanno percepita, perché poi il sistema di raccolta dei rifiuti ha dei ritmi. Uscire da determinati ritmi vuol dire perdere un po' di tempo, quindi perdere tempo significa che i rifiuti si accumulano nei vari cassonetti. Poi col tempo questo problema, dopo fine agosto, è stato risolto, quindi bene o male in qualche maniera ora la raccolta dei rifiuti va avanti. Un altro grosso problema che soffriamo a Stilo è la siccità, la crisi idrica, perché nel periodo di maggior interesse, nel periodo di agosto, improvvisamente l'acqua viene a mancare perché non è sufficiente, le risorse che abbiamo non sono sufficienti a coprire il fabbisogno della città, anche perché c'è un aumento della popolazione, quindi è gioco forza, le risorse idriche vanno a consumarsi prematuramente. Quindi la maggior parte dei casi cosa succede? Che la popolazione improvvisamente si trova un servizio che è essenziale. Non c'è un preavviso, dice guardate, ora io più di una volta l'ho chiesto questo, indicare quantomeno in situazione di emergenza, guardate dalle ore tot, mancherà l'acqua, nei giorni tot mancherà l'acqua. Questo non è stato... Il più delle volte non è successo. Cioè perché la gente si è trovata senza acqua, senza sapere... E più delle volte capita così, ma questo è un disagio che più che non lo percepiscono anche i turisti. Perché si sa, il turista che va in vacanza naturale, non può precedere. Ha bisogno naturalmente di avere un po' Quindi di queste sono le cose che mancano. Un'altra cosa che mancano e che c'è una costante richiesta è quella di un'area pubblica attrezzata, tipo un parco giochi, dove le famiglie possono tranquillamente starsene, per trascorrere qualche ora di svago anche per le proprie... In un luogo sicuro, tra l'altro. Questo poteva avvenire nelle piazze pubbliche, ma queste piazze purtroppo sono interessate da lavori che non interminabili, da oltre 10 anni ancora sono in fase di completamento. Si era tentato di fare un parco giochi in un'area sottostante, il piazzale San Giovanni, ma pare che non sia idonea neanche quell'area lì. Il cittadino vorrebbe vedere un paese con verde, abbellito, con delle piante. Non dimentichiamoci che Stilo ha vocazione turistica, perché c'è la cattolica, dobbiamo dire che meta preferita. Di oltre 50.000 presenze all'anno, quindi parliamo di numeri consistenti, di una certa rilevanza. Chi abita nelle zone limitrofe gradirebbe avere delle strade percorribili per raggiungere i propri poteri, più delle volte sono strade impraticabili. Cioè il cittadino di Stilo non chiede chissà che cosa, grandi cose, ma chiede le cose più semplici. Bene, avvocato, tra poco riparleremo direttamente sul web, regia, grazie, così facciamo il punto delle ultimissime, perché entriamo nella parte finale di questa puntata, vogliamo consumare gli ultimi 20 minuti in maniera spedita per parlare di queste amministrative a Stilo che seguiremo da vicino con la nostra redazione. Siamo con l'avvocato Pasquale Grillo, che ricordiamo è consigliere comunale, capogruppo di opposizione della lista civica La Svolta Stilese. Allora andiamo subito ad occuparci di web. Commissione parlamentare antimafia in Calabria, audizioni a Reggio e Locri, visita al negozio di Bentivoglio. Vedete in questa foto appare Rosi Bindi, una delegazione della commissione antimafia, dunque guidata dalla presidente onorevole Rosi Bindi, sarà in Calabria giovedì e venerdì prossimi per una missione a Reggio Calabria e poi a Locri giovedì 31 a partire dalle ore 11 presso la prefettura di Reggio Calabria. La delegazione parlamentare ascolterà il prefetto accompagnato al questore, dai comandanti delle forze di polizia e dal capo centro della DIA. Nel pomeriggio verranno sentiti i magistrati della procura e del tribunale. 'Ndrangheta, politici arrestati negano responsabilità GIP, hanno tutti risposto alle domande del GIP di Catanzaro sostenendo la loro totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati. I 4 politici che insieme a Sandro Principe sono stati sottoposti ad interrogatorio di garanzia dopo gli arresti domiciliari disposti nell'ambito dell'inchiesta della DDA in cui sono accusati di aver ottenuto l'appoggio elettorale della cosca Lanzino Ruà di Cosenza per le tematiche che riguardano la sanità, una tematica molto importante che tiene banco anche nel web come nei quotidiani calabresi ogni giorno. Nicolò, Corte Conti conferma migrazione calabresi, e su questo non avevamo dubbi perché continua questa migrazione dei calabresi a curarsi fuori regione, visto che la sanità non sta attraversando
un periodo sicuramente positivo. I fatti sono duri e ostinati, i calabresi emigrano fuori regione per motivi di salute e l'emorragia, è il caso di dirlo, appare inarrestabile, lo afferma in una nota il capogruppo regionale di Forza Italia Alessandro Nicolò, l'ennesima patente che attesta quanto di negativo l'aggiunto Oliverio stia facendo, prosegue in questa nota dunque Alessandro Nicolò, che non sicuramente è contento della situazione sanitaria in Calabria e naturalmente critica l'operato anche della giunta Oliverio. Principe sentito da GIP estraneo e accuse, come dicevamo, l'ex sindaco della città di Rende ed ex sottosegretario e assessore regionale, assessore Antonino Zimbalatti invece, campo di calcio di Ciccarello, stiamo lavorando per far ripartire, e poi migranti, Fortone, sindaco Riace tra i 50 grandi del mondo, questa è la rivista americana che ha inserito il sindaco Riace, Domenico Lucanio, al 40° posto della classifica dei 50 leader più influenti del mondo. Il sindaco Lucano viene inserito nella classifica dunque per il suo impegno nel campo dell'immigrazione. Complimenti al sindaco Domenico Lucano, città Riace dell'accoglienza, città dei bronzi. 'Ndrangheta, principe interrogato da GIP estraneo ad accuse, intimidazione arricata ai danni di operatore turistico, regione Calabria e consiglio sì, commissione sanità a due proposte di legge. A fianco vediamo invece l'intervista in esclusiva a Raul Bova e invece a Siderno la svelata di Pasqua. Naturalmente queste sono le notizie più importanti che trovate sul nostro portale. Abbandoniamo il nostro sito, ritorniamo in studio, stiamo parlando con l'avvocato Pasquale Grillo, consigliere comunale, capogruppo di opposizione. Allora, entriamo nella parte finale, avvocato, dobbiamo dire che questa tornata elettorale è molto importante, come si prepara la città di Stilo? La città di Stilo, allora, attualmente sta vivendo un periodo di grande confusione, perché mai come questa volta c'è stata incertezza sulla effettiva composizione delle liste, quantomeno sugli schieramenti che si presenteranno alle prossime consultazioni elettorali. Infatti, generalmente negli scorsi anni, in questo periodo c'era un vero e proprio fermento politico, movimenti, invece la situazione sembra appiattita. Anche dipende dal fatto che non c'è stato nessuno si è esposto pubblicamente. Io in questa sede teoricamente sarei il primo a dire esattamente, almeno esporsi in questa maniera per dire come stanno le cose. Perché se lei parla con la popolazione non le sa dire nessuno né chi sono i candidati né chi sono effettivamente, a parte Mirello che ha riconfermato la sua candidatura, né io né Scarfone abbiamo dato una candidatura ufficiale ancora. Come mai? È perché dipende dalla difficoltà che si ha a trovare i candidati che vogliono impegnarsi. Perché glielo dicevo all'inizio della puntata. Il cittadino è sempre più distante dalla vita amministrativa. Ecco, perché succede questo, sta distanza, anche c'è gente che ormai un po' si distanzia dalla politica. Perché non vuole essere coinvolta in guerre, fraticide, perché purtroppo la politica, così come fate nei piccoli centri, non si basa, come dicevo, sui contenuti, ma si basa sul personale. Poi cosa succede? Chi è l'artefice di queste contestazioni anche accese, poi magari a distanza di anni fa pace con l'avversario, ma chi rimane a pagare le conseguenze è chi ha partecipato alla lotta inizialmente. Quindi ci sono famiglie che tuttora soffrono di avere questo tipo di scontri, ci sono state persone che hanno avuto delle visioni per anni. Quindi alla luce di questi risultati, di questa esperienza, il cittadino prima di impegnarsi politicamente ci pensa due volte, perché dice: chi me la fa fare andare a litigare con qualcuno quando poi quello che mi fa litigare alla fine ci fa pace e io rimango poi con i problemi che mi sono creato nel frattempo. Questo si spiega perché il cittadino, a sentir parlare solo di politica, comincia... Ma perché, avvocato, ci sono queste divisioni? Noi stiamo seguendo altri comuni pure che si apprestano a questo voto amministrativo, si litiga, ci sono divisioni, però poi alla fine nei piccoli centri, no, si sa, non è un bel scenario poi, no, alla fine, no? È deleterio, perché... Si deve le divisioni poi servirebbero a poco, a alla bloccare fine. Solo le iniziative, esatto, dell'altro, per una questione di invidia, rivalità e per un mero dispetto. Sì, esatto. Perché anche se un'amministrazione deve avere le idee buone, iniziative buone, gioco forza per una questione di rivalità personale si deve fare di tutto per bloccarle. C'è questa rivalsa. Sempre. Ed è questo l'errore che si commette nei piccoli centri. Ci sono altri centri che questo non lo fanno, a dire il vero, perché una volta finite le elezioni sono tutti paesani. Sono campagne elettorali molto avvelenate con, sì, chi fa anche informazione spesso e volentieri, avvelenate tra avversari. Cioè, voglio dire, effettivamente ormai sono finite le campagne elettorali di un tempo in, sì, cui... Ma ci si confrontava forse sui contenuti, su quelli che erano i progetti.
progetti, adesso invece venendo meno i contenuti e progetti, allora si va direttamente a screditare l'avversario sul piano personale, che è la cosa peggiore che possa succedere. Anche perché, come che dice, poi a volte, spesso e volentieri, fa anche l'effetto contrario. Certo, perché poi alla lo fine... esalti, cioè più lo accusi una persona, più alla fine lo prende, fai, poi certo, perché poi alla fine è indotto a prendere le difese di chi è stato accusato. Quindi è una tattica che io per quello dicevo, evito più delle volte di espormi più di tanto, perché so che alla fine ne verranno anche agevolati. Anche perché questa amministrazione a un certo punto è andata in crisi, quando si è ritrovata da sola, senza un nemico ben individuato con cui interfacciarsi. Quindi sono emerse tutte le proprie criticità, le proprie difficoltà. C'è stato uno scollamento. Io in un'occasione mi ricordo questo episodio, che ho chiesto al sindaco, in un famoso consiglio comunale, di sciogliere la sua giunta, perché ormai era venuto meno il collante che li teneva uniti. Ovviamente lui mi ha risposto che erano solo fandonie, che mi stavo inventando tutto, ma neanche dopo 5 minuti è successo 4-3. Senta avvocato, lei essendo stato capogruppo di opposizione, mi può dire in un minuto e mezzo, due, capisco che ci vorrebbe più tempo, il rapporto che ha instaurato col sindaco, con la maggioranza, al di là poi... Sull'ambito personale, in ambito personale ho sempre mantenuto, anche perché col sindaco poi ho un'amicizia di lunga data, io ho sempre frequentato la sua famiglia, tra l'altro. Devo dire che lui nei miei confronti ha anche un certo rispetto. È un po' permaloso quando lo contesto, però il mio ruolo è quello. Non accetta tanto le contestazioni, ipotizza. Vabbè, perché è un po' il suo carattere. Cercheremo di sentirlo il sindaco Meriello nelle prossime settimane. Replicherà senz'altro questo. Replicherà. Ci farà piacere ospitarlo, anzi noi lo diciamo rigorosamente non in diretta, mancherà, lo aspettiamo il sindaco Meriello. Però io quando devo dire una cosa la dico, a prescindere dalla reazione che può avere chi ho di fronte, ma se una cosa va detta, punto e basta. Ma io perché sono riuscito a mantenere questo tipo di dialogo o di rispetto reciproco? Perché le mie contestazioni erano sui contenuti, su quello che si faceva, sugli atti della giunta depositati e pubblicati e mandati avanti. Non mi permettevo mai di andare sul personale o tirando fuori storie che non c'erano. Certamente sul personale lei non ci è andato mai, diciamo. No, perché non ha senso, perché ognuno ha le sue scelte, vanno rispettate. Perché conosce poi la comunità anche. Ci conosciamo tutti, il stile, quindi non avrebbe proprio nessun senso questo. Quindi, ritornando all'origine, c'è questo problema della composizione delle liste. Qualche difficoltà a trovare i componenti, perché c'è questo distacco, certo. Purtroppo sarà un po' la situazione generale, possiamo anche dire questo, perché c'è, come dicevamo... Gioco forse che anche in ambito nazionale c'è regionale, non è che le cose stiano andando un granché. Poco fa leggevamo le notizie sulla sanità, ancora migrazione per curarsi, non è un bel scenario quello che si va delineando nella nostra regione, una sanità commissariata, con la gente che purtroppo va a curarsi perché fuori, il politico è mancato la funzione che era quella del politico, di fare da intermediario tra gli uffici e la gestione. Il politico ormai la sua funzione pare che si sia disciolta nell'aria, perché non si capisce più che ruolo ha un politico effettivamente, perché vengono fatte le promesse che poi alla fine puntualmente purtroppo non vengono mantenute. Quindi. Vogliamo consumare bene quest'ultima minuto a nostra disposizione. Sì. Lei è molto critico anche con questa giunta regionale. Abbiamo capito che non è particolarmente soddisfatto di come vanno le cose. Io quando leggevo la notizia sulla sanità l'ho visto un po' torcere il muso, del resto questi problemi della sanitaria si aggiungono a quelli che sono purtroppo problemi che ancora la Calabria vive e che non sono stati poi alla fine risolti, quello che riguarda i precari, i trasporti. Ecco, lei a microfoni chiusi mi diceva si era un attimino anche promesso tantissimo, ma finora mi pare che si è mantenuto tantissimo. Ecco, qual è il suo giudizio su quest'anno e mezzo di Oliveri alla regione? È perché la giunta regionale si era presentata agli elettori calabresi dicendo che nulla sarebbe stato più come prima, non si sarebbe più perso tempo come era stato prima con Scopelliti, che la regione Calabria avrebbe cambiato passo. Si sarebbe recuperato molto in termini di finanziamenti, di sfruttamento dei POR che di volta in volta l'Unione Europea ci dava, e se molti problemi, soprattutto in ambito sanitario, sarebbero stati risolti. Cose che effettivamente non è accaduto. No, per quasi un anno la Giunta ha perso tempo solo per la formazione della Giunta, perché con tutti i problemi ci sono stati. Non è iniziato sotto il migliore auspicio, diciamo. Quindi già questo è stato un handicap. Sono state delle vicissitudini che conosciamo tutti, ma chiaramente purtroppo ci sono problemi da risolvere, ci auguriamo che nel resto della consigliatura possano essere risolti. Lei quanto è fiducioso?
Guardi, dipende dall'impegno che ci metteranno i politici attuali, perché loro devono, il politico ormai deve fare i conti anche con la macchina burocratica. Che non è delle migliori poi alla fine. Esatto, perché un conto sono le buone intenzioni, un conto puoi metterle in atto, perché quando poi ti vai a interfacciare con gli uffici, con i responsabili degli uffici, con i dirigenti, vedi che c'è una macchina che a stento riesce a camminare, anche tu politico alla fine ti arrendi, perché investi tanto, investi tante risorse, però alla fine tutto quello che cerchi di fare alla fine non si concretizza mai. E nell'ultimo periodo pare che ci sia stata una sorta di rassegnazione, perché non vedo che ci sia questo impegno così costante. Sento molti proclami, però dati concreti. Lei quanto è d'accordo sulla giunta tecnica? No, il tecnico deve fare il tecnico, il politico deve fare il politico, altrimenti non avremmo eletto dei politici. Questa distinzione. Per cui non è particolarmente soddisfatto. Perché il tecnico non è capace di fare le scelte opportune. La mediazione che nel politico serve proprio a questo. Il tecnico fa i conti, deve far quadrare i conti e non riesce a interpretare le situazioni di volta in volta a seconda dei casi. Il politico invece si fa mediatore di queste esigenze, altrimenti non avrebbe senso leggere, si leggerebbe direttamente i capi area, i dirigenti dei vari uffici, così ci saremmo tolti il pensiero. Quindi mi auguro che prima o poi questa situazione vada avanti e si riescano a sbloccare tante situazioni che purtroppo tengono la Calabria ferma. Chiaramente il suo non è un giudizio sicuramente positivo, non può che non essere negativo. Avvocato Grillo, siamo nella parte finale, cosa ci dobbiamo aspettare da parte sua nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Ci ha detto che ci terrà informati, sì, certo. Noi cercheremo anche di informarci chiaramente attraverso lei, perché vogliamo capire quando si definirà lo scenario, l'avvocato Grillo starà con Scarfone o con Meriello, ma io ipotizzo più con Scarfone. Allora, io mi sono dato un termine di 15, massimo 20 giorni, 20 giorni. Per capire come stanno esattamente le liste e come è il responsabile. Però che lei popolare. Pensa di candidarsi, di fare effettivamente... No, questa possibilità c'è. C'è perché sempre. Se io riesco a fare un gruppo che è più forte del mio rivale, diciamo, esatto, allora avrò più probabilità di presentarmi io in prima persona alle prossime elezioni amministrative. Fermo restando che bisogna osservare qual è il movimento della popolazione, però, perché se continuerà a spostarsi in massa verso chi finora ha già amministrato, è a quel punto la lei lo percepisce, è una battaglia persa. È una battaglia persa. Sicuramente lei non è disponibile a perdere la seconda volta, l'abbiamo capito. Non serve, non serve. È una battaglia inutile. Servirebbe solo per fare presentarsi agli elettori, giusto così, per chiedere un mero consenso fino a se stesso. Il mio auspicio è solo uno. Che chi si è reso conto in questo periodo di aver sbagliato strategie politiche si metta la mano sulla coscienza e dica: va bene, io per questo fino ad ora ho fatto quello che ho potuto fare, adesso diamo spazio agli altri. Ovviamente questo è più che una specie di un'utopia, perché immagino che difficilmente questo si potrà concretizzare. Ma se si vuole veramente il bene del paese si potrà arrivare a questo risultato. Secondo lei fa bene Meriello a tentare la terza candidatura, visto che la legge lo permette? Oppure era giusto che lui lasciasse e desse spazio a qualche volto nuovo, innovativo, perché chiaramente allora, dire, dal mio punto di vista lui doveva anche mettersi da parte, perché dopo 20 anni di attività amministrativa continua era arrivato il momento anche lui si facesse da parte. Però anche lui ha le sue ragioni, perché se lui si rende conto che ha ancora un consenso forte della popolazione, dovrà per forza ripresentarsi per ottenere il consenso. Quindi non è un giudizio. Perché c'è un gruppo che lo appoggia. Esatto, quindi il mio giudizio. Perché se il gruppo si sarebbe magari dissociato, magari. Allora a quel punto era tutto diverso. Invece, quindi ha tutto il diritto di presentarsi, anzi. E invece questa possibile ricandidatura di Scarfone, che bene o male è stato già sindaco della città, la popolazione conosce, la vede di buon occhio oppure magari pensa che. Onestamente la vedo un po' difficile. Perché le dicevo prima, per arrivare a un buon risultato bisogna che ci sia una vera collaborazione e trovare un'intesa sui problemi veri e capire soprattutto dove sono i punti deboli, evitare che ci siano dei punti deboli. Se ci sarà questo tipo di intesa, di partecipazione, non lo so, di intendimento tra i vari gruppi, allora si potrà arrivare così. Altrimenti io preferisco farmi da parte e non se ne parlerà mai. Come se la immagina la campagna elettorale, avvocato Grillo? Se continuerà in questi termini, credo che sarà una campagna elettorale proprio troppo
che non ha brivido, non dà nulla, piatta. Troppo piatta, perché c'è poco da fare. Ci auguriamo che si possa un attimino un po'. Mi auguro che ci sia qualche colpo di scena. A volte i colpi di scena servono perché naturalmente per risvegliare un po', per risvegliare un po' gli animi. Esatto. Finora questo non accade perché a Stilo sembra che tutto sia veramente come se non succedesse mai nulla. Nulla, per cui sembra che nemmeno fra due mesi si va a rinnovare il appunto, consiglio. Una cosa così. Vabbè, però nei prossimi giorni siamo convinti che qualcosa incomincerà a venire fuori, però serve anche che anche voi possiate un attimino risvegliare un po'. E dovremmo essere un po' più piccanti, esatto. più diretti. Avvocato Grillo, noi tentiamo naturalmente di riaverla qua, poi prossimamente, quando inizieremo anche un po' i confronti. Sui confronti ci sarà molto da dire, perché attualmente esatto, perché parleremo poi anche di programmi, chiaramente, no? Quelli che saranno i programmi, questo nelle prossime settimane, perché ancora abbiamo qualche settimana di tempo. Noi sicuramente verso metà aprile inizieremo con i primi confronti, al voto. Anche per conoscere un po' quali sono le tematiche che si andranno ad affrontare, un po' i programmi. E poi lì emergeranno i veri contrasti, perché in questa sede, essendoci un dialogo diretto, non si poteva fare. Certamente, però è stato sicuramente un dialogo importante, perché abbiamo capito quello che in questi cinque anni ha fatto l'avvocato Grillo come capogruppo, malgrado sia apparso poco qui da noi. E a noi ci dispiace veramente, anzi da questo momento in poi la terremo in considerazione spesso e volentieri, con l'augurio che naturalmente lei possa ancora una volta ricandidarsi, avere, glielo auguriamo di vero cuore, una buona affermazione. Grazie. E certamente possa mettere naturalmente in atto anche un progetto innovativo per la città di Stato. Me lo auguro anche. Come noi gli auguriamo naturalmente un in bocca al lupo agli altri candidati o a chi è pronto a candidarsi. Non siamo sicuramente di parte, ci mancherebbe altro. Sarà una campagna elettorale importante, amministrativa e di Stilo, uno dei tanti paesi della Locride dove si voterà il prossimo giugno. Grazie avvocato Grillo, grazie in voi, bocca voi. Al lupo, e grazie per aver accettato il nostro invito. Tra poco fatti e misfatti, e naturalmente poi il nostro TG di prima sera. Buon proseguimento con Telemia. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.